Benvenuti a tutti in questo secondo appuntamento dedicato all'astronomia e qui con noi oggi pomeriggio il professor Riccardo Giacchetti dell'Università di Firenze, che ringrazio moltissimo per essere intervenuto e che ci presenterà alcuni aspetti curiosi della teoria della relatività. Hai fatto bene a puntualizzare. Ti cedo subito la parola per non sottrarre ulteriore tempo alle mie chiacchiere su argomenti che sono sicuramente meno interessanti dei tuoi. Io ringrazio gli organizzatori, ringrazio il dottor Orlando che è mio amico da una vita, si può dire. E quello che vi vorrei proporre, più che proporre degli esempi specifici, vorrei proporre, siccome io faccio il fisico teorico, ho sempre fatto il fisico teorico, un pochino il modo con cui si cerca di organizzare un po' tutta la visione del mondo fisico e dell'universo e in qualche maniera cercare di riconoscere un'unità attraverso tutta la varietà dei fenomeni che si vedono, che si va dal microscopico, quindi non dal nucleo ma da sotto nucleo fino alle cose più grandi che è tutto l'universo, e vedere insomma che in qualche maniera tutto è connesso con tutto e soprattutto dare un'idea di come si cerca di capire e organizzare le varie cose. Quindi le prime due o tre diapositive saranno semplicemente per ricordare che il Novecento è stato probabilmente il secolo esplosivo della scienza in generale, della fisica in particolare. Quello che uno storico inglese, insomma, in qualche modo Hobsbawm, ha detto il secolo breve per la storia, nel senso che gli eventi sono più o meno concentrati fra il 14 e l'89, viceversa per la fisica è stato molto lungo, perché la prima nozione, la prima evidenza di un mondo microscopico ancora sconosciuto è del 95, quando Röntgen scopre i raggi X, e poi si arriva fino al 2012, che è l'anno in cui è stato rivelato il bosone di Higgs e in qualche maniera conclude un pochino il percorso fatto nel Novecento. Questo secolo c'è un cambiamento completo della concezione del mondo fisico e anche del microcosmo e del macrocosmo, e le proprietà dell'uno sono portate a influire sull'altro e viceversa, fino a cercare una cosa un po' utopistica, no? Come uno non fa il fisico, fa il fisico perché sogna, perché vuol capire, quindi con quello che vuol dire capire, fino a cercare di formulare una teoria del tutto. La teoria del tutto vuol dire cercare di organizzare sotto lo stesso principio un pochino tutto quello che si sa. Vedremo in questo senso la relatività generale è ancora un pochino Pierino e cattivo che non si vuole sottomettere un pochino allo schema generale che è stato proposto. Allora, questo è l'inizio, il congresso Solvay del 1911, dove ci sono tutti, a destra c'è Einstein, e questo è il periodo in cui sono state messe a fuoco le prime scoperte, appunto i raggi Röntgen, la radioattività e lì appunto. Dopo questo congresso la cosa è andata avanti, è stata cercata per appunto la formalizzazione di tutte queste scoperte. Questa era la gente che c'era prima nel congresso del 1911 e poi in quello che vi faccio vedere 1927, che con questa serie di scoperte vanno dall'effetto fotoelettrico alla relatività speciale, a quella generale, all'equazione d'onda, alla dualità onda-corpuscolo, messo insieme un concetto di mondo microscopico che poi si è rivelato vincente per tutto il resto del secolo. In particolare notare il 1905. Il 1905 è l'anno in cui Einstein pubblica 6 lavori. 3 di questi lavori sostanzialmente erano tutte e 3 da premio Nobel, erano dei lavori di una banalità sconcertante da un punto di vista formale: quello dell'effetto fotoelettrico, quello della relatività generale e quello del moto browniano, più delle altre cose. Certamente speciale. Quella generale è del 18, e fra l'altro appunto non è la prima formulazione quella di Einstein, la prima è quella di Hilbert, no? Perché lì c'è stato tutto un giallo in cui Einstein è stato invitato a fare dei seminari a Göttingen e Hilbert, che era il più grosso matematico del tempo, ha scritto l'equazione di campo prima di Einstein, facendolo arrabbiare notevolmente. Comunque, a parte queste cose, diciamo, questa è un pochino la prospettiva, e le persone coinvolte le vedete qua, che sono, ci sono alcune delle stesse, vedete Einstein notevolmente più attempato, cioè un certo numero di anni in più, 16 anni in più. E poi dopo sono andato avanti, hanno scoperto
di volta in volta tutto quello che la teoria prevedeva, cioè tutte le particelle elementari, andando a indagare sempre più in profondo il mondo microscopico. E queste sono rapidamente le scoperte delle particelle elementari. Questi, tanto per farvi vedere la piccolezza degli apparati con cui queste cose si rivelano, il cerchio grosso è quello che c'è a Ginevra, dove corrono dentro questi tubi e ci sono quei rivelatori. Poi ci sono anche le teorie astronomiche, delle quali appunto sono sicuro ne sapete molto più di me, e sono quelle importanti, perlomeno dal punto di vista della conoscenza dell'universo, sono i vari redshift dello spettro, quello di Hubble, poi ipotesi delle stelle a neutroni, superammassi di galassie, e poi l'universo inflazionario fino ad arrivare ai buchi neri e alla scoperta, anche perlomeno alla scoperta, all'evidenza osservativa dei buchi neri. Questi sono gli strumenti. Dunque, quello lì dovrebbe essere il buco nero più grosso che si registra, che perlomeno si pensa sia quello più grosso dell'ordine di 17 milioni volte masse solari, 17 milioni di masse solari, e quella in rosso lì, fotografata dal telescopio Hubble, dovrebbe essere la galassia più lontana che si colloca, mi pare, a 380 milioni di anni dal Big Bang, quindi molto molto lontana, la prima che si conosce. E poi dopo ci sono tutte le altre cose, perché la fisica non si limita alle particelle elementari all'universo, ma anche alle cose della materia, che poi dopo hanno delle influenze tecnologiche sulla vita di tutti i giorni. Queste influenze tecnologiche, per esempio, il laser, la coerenza ottica, la spettroscopia, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alle ultime cose, che sono il grafene. Non so se avete mai sentito parlare di grafene, ma è una cosa notevole, perché è uno strato monoatomico di carbonio col quale si pensa di fare, per esempio, dei circuiti, si pensa di fare dei fili, si pensa di fare qualche cosa che potrebbe avere a che fare anche con il calcolo quantistico. Ecco. Le quattro forze con cui uno ha a che fare, la prima si vede poco, ma... manca la debole, si vede poco la debole, scusate. Ma... È debole. Comunque, le quattro forze con cui uno generalmente organizza le interazioni della materia sono l'interazione forte, che è quella che tiene insieme i nuclei, l'interazione elettromagnetica, che tutti si conosce, l'interazione debole, che è quella responsabile del decadimento beta, e poi l'interazione gravitazionale. Ora vedete il range, quello si chiama il range, quindi la distanza a cui queste forze agiscono è molto diversa, perché l'interazione forte e l'interazione debole sono quelle che agiscono nelle distanze delle particelle elementari e dei nuclei, quindi dell'ordine di 10 alla meno 15 metri, e viceversa l'elettromagnetica e la gravitazionale hanno una portata infinita, con delle differenze però. Osservazioni sono, la scala è molto diversa, è vero, la scala è molto diversa, però, e questo anche nella descrizione che si dà sempre della fisica, è che ogni scala si fa un po' i fatti suoi, nel senso che è difficile che una scala interagisca con un'altra, per cui quando uno studia un fenomeno separa i livelli di energia a cui studia la cosa, per cui certe cose avvengono a una certa energia, altre avvengono a un'altra energia, e l'altra cosa notevole da osservare è che via via che diminuisce l'energia, la quantità di fenomeni che avvengono è sempre maggiore, per esempio la biologia, che ha un'energia abbastanza bassa, cioè una quantità innumerevole di manifestazioni, viceversa la fisica nucleare, che avviene a energia, cioè molte, molte meno. Altra cosa da dire è che nel microscopico le interazioni gravitazionali non contano sostanzialmente, sono talmente deboli che nel microscopio è come se non ci fossero. E le cariche elettriche poi, viceversa, hanno due segni e tendono a schermarsi, per cui se uno ha delle situazioni abbastanza in grande, quindi delle situazioni macroscopiche, le cariche elettriche si distribuiscono sempre più o meno, di modo tale che alla fine è vero che hanno una lunghezza di azione infinita, ma è vero che in pratica questa è schermata e diventa un decadimento esponenziale per una lunghezza che è la lunghezza di Debye, che è la lunghezza di schermaggio delle cariche. Quindi alla fine nell'universo in grande quello che conta è la gravità, perché la gravità ha una lunghezza di azione infinita, cioè un solo segno della carica, e più roba uno mette insieme, maggiore è l'effetto gravitazionale. Viceversa, questo non succede né per le forze che tengono insieme i nuclei e nemmeno per quelle elettromagnetiche, per il motivo che abbiamo detto, perché ci sono le cariche positive e negative. Come
pensa uno di conoscere l'universo? Ci sono delle assunzioni, perché quando uno cerca di organizzare la conoscenza dell'universo, dice va bene, io sono qua, vedo le cose che stanno lassù, però qualcosa devo assumere. Devo assumere che la fisica che conosco qua è la stessa con la quale io studio l'universo. È vero o non è vero? Diciamo, in prima assunzione bisogna che sia vero, perché se non è vero non abbiamo nemmeno gli strumenti per poter andare avanti. E degli esempi sono effettivamente questi che certamente uno conosce, questi spettri che sono delle manifestazioni di tipo quantistico che sono misurate in laboratorio, sono quelli che uno vede nelle stelle, in base a queste cerca di ricostruire di che cosa sono fatte le stelle, perché ogni spettro è caratteristico dell'atomo che lo emette o della molecola che lo emette, lì si parla di atomi perché nelle stelle formazioni molecolari non ce ne sono, perlomeno in generale non ce ne sono. E poi dopo dagli spettri ci saranno tante informazioni che riguardano l'effetto Doppler, sia che sia un effetto Doppler di velocità, sia che sia un effetto gravitazionale, in termini del quale si cerca di capire i moti delle stelle, delle galassie, di quello che è, e anche la distanza. L'altra cosa è la fisica nucleare, che applicata alle stelle ha dato per la prima volta il modo di capire perché le stelle durano tanto, perché il problema delle stelle era che se fosse un'energia di tipo termico normale, di quelle di ossidazione, di tipo chimico, non sarebbe possibile che una stella durasse così a lungo. Soltanto quando è stato scoperto che il meccanismo di produzione dell'energia stellare è un meccanismo di tipo termonucleare, allora è stato possibile di ricostruire. E la sequenza, il diagramma HR, che è quello che dice come sono disposte le stelle a seconda della luminosità e della temperatura, fa vedere che effettivamente la statistica che uno può ottenere da questi diagrammi concorda con quello che uno suppone da un punto di vista della fisica. Ultima cosa che ha permesso di capire anche certi tipi di formazioni sono le proprietà connesse con il principio di esclusione di Pauli, che è lo stesso principio per cui si riempiono gli atomi. Questo stesso principio che dice che due fermioni, quindi due elettroni, due nucleoni, due particelle di spin 1/2 che hanno esattamente gli stessi numeri quantici non possono esistere, e di conseguenza questo porta al fatto che quando sono estremamente compressi sviluppino una pressione che si chiama pressione di degenerazione, che è quella che vedevo nel film che è stato proiettato prima, delle nane bianche, che per l'appunto quando si arriva alla formazione della nana bianca, quindi la stella si contrae, arriva a un punto in cui la pressione non è più la pressione termonucleare, perché smette la produzione termonucleare, ma è la pressione di degenerazione dei fermioni. Nel caso delle nane bianche sono elettroni, nel caso delle stelle a neutroni sono neutroni, che tengono su tutto questo peso enorme e quindi impediscono un ulteriore collasso. Dunque, ne ho saltata una. Fondamenti della fisica del Novecento sono sostanzialmente due. Sono la relatività speciale e generale e la meccanica quantistica. Sono due teorie fondamentali, tutte e due vanno d'accordo fino a un certo punto. D'accordo fino a un certo punto perché, ora si vede perché alcuni, appunto, le curiosità della relatività sono che appunto certe cose non sono ancora state messe a posto, no? Quindi la convivenza conflittuale non possono essere separati, perché per spiegare il mondo ci vogliono tutte e due, però tanto d'accordo non vanno. Questo è un riassunto brevissimo dell'esperimento di Michelson. Vedete, l'idea è molto semplice, diciamo, un esperimento di zero, come si dice. Se una nave che ha un motore che può sviluppare una certa velocità percorre la stessa distanza con la corrente e controcorrente, oppure in maniera trasversale alla corrente, il tempo che impiega non è lo stesso. Non è lo stesso. Allora, per la luce che cosa succede? Per la luce che cosa succede? Succede che uno fa esattamente lo stesso esperimento e cerca di vedere se la luce si compone con il moto, che so io, della Terra, della galassia, della Terra insieme alla galassia, o della Terra con il suo movimento di rivoluzione intorno al Sole. E è stato messo su da Michelson e Morley, che è quello in fondo a sinistra, un esperimento che
schematizzato è quello lì in alto a destra, cioè ci sono due fasci incrociati, ora si fa con i laser comunemente nei laboratori, allora non facevano con i laser, ci volevano dei collimatori, non c'erano ancora nell'882-86 che è stato fatto questo esperimento, non c'erano ancora le sorgenti di luce coerente, per cui bisognava arrangiarsi con i collimatori e tutto, però appunto con un beam splitter, uno spezzatore, del fascio, si prendeva lo stesso fascio e si faceva interferire e vengono delle frange di interferenza. Ora il punto fondamentale, quello che di solito insomma non è molto chiarito, è che le frange di interferenza ci sarebbero comunque. Quello che loro volevano vedere era un'altra cosa, è facendo girare tutto l'apparato, le frange di interferenza dovevano muoversi perché diversa era la composizione della velocità della sorgente con la velocità del sistema di riferimento. Quindi non è tanto il fatto che ci siano le frange saranno comunque, perché le due lunghezze potranno essere misurate alla precisione che uno vuole, ma non certamente alla precisione di una lunghezza d'onda, no, quindi le frange ci sono. Però quello che è importante è che girando tutto l'apparato uno cambiava la proporzione di combinazione fra la velocità della luce e la velocità dell'aereo, per cui quelle frange di interferenza dovevano cambiare. E vedete, di solito lì purtroppo non si vede, cioè quella che doveva essere il grafico del cambiamento deve essere una sinusoide così, spessa tanto così, viceversa siamo estremamente sotto soglia, in modo tale da dire che effettivamente non c'è una composizione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che siccome la luce non si compone con un altro, con la velocità né di chi emette né di chi vede, la luce deve essere una cosa molto speciale e soprattutto deve costituire un limite di velocità per tutti gli oggetti materiali. Se uno fa le misure della velocità della luce, dello spettro elettromagnetico delle varie onde, trova esattamente lo stesso risultato in tutto lo spettro, dai raggi X fino alle onde radio. Un modo più moderno di vedere le cose, vedere che la velocità della luce è qualche cosa di fondamentale, si può fare in laboratorio con un piccolo acceleratore lineare. Un piccolo acceleratore lineare che cosa fa? Fa una cosa di questo genere. Qui c'è un emettitore di elettroni, i quali vengono accelerati, passano, qui ci sono dei campi elettrici, quindi passano attraverso quelle griglie che misurano la velocità e che quindi danno dei grafici come questi. Quindi da questi si misura la velocità, in fondo c'è un rivelatore integrale tipo calorimetro che rivela l'energia totale della particella assorbendo completamente tutta l'energia, e uno riporta la velocità contro l'energia e vede che aumentando l'energia quanto si vuole la velocità tende asintoticamente a un limite che è quello della velocità della luce misurata. Nello stesso tempo, se uno mette in correlazione l'energia cinetica di Newton, che è un mezzo mv², con la velocità, vede che è come se la massa crescesse con la velocità. Quella curva di sotto dice che aumentando l'energia, aumentando la velocità della particella, quindi andando sempre più vicino alla velocità della luce senza mai superarla, l'energia è tale che io la posso calcolare con la formula di Newton, però tenendo conto che la massa è come se cambiasse con la velocità. Questo è un pochino il senso di queste esperienze. Per la deduzione delle trasformazioni di Lorentz si fa molto alla svelta, perché ovviamente se c'è una velocità limite la contemporaneità non ci può essere in tutti i sistemi di riferimento. Se ci sono due sistemi di riferimento che si muovono uno rispetto all'altro, gli eventi contemporanei in un sistema di riferimento non possono essere contemporanei nell'altro. Perché? Si vede da lì, se uno è a bordo della macchina, c'ha un fascio di luce che rimbalza sullo specchio e torna giù, misura il tempo che ci mette da quando viene emesso a quando viene riassorbito, e siccome se uno lo vede da un sistema fisso, diciamo, e vede questa sorgente che passa a una certa velocità, che è la figura di sotto, e allora il cammino che fa la luce per quello che è nel sistema fisso non è più quello di andare su e giù, ma è quello disegnato in rosso, e quindi è molto più lungo. Di conseguenza il tempo cambia e chi è nel sistema fisso vede un tempo molto più lungo. Dice, ma sarà vero, c'è il paradosso dei gemelli, tutte cose che sono ben note. Dice.
C'è una misura per dire che queste non sono fantasie ma sono cose vere? Sì, la misura c'è, è quella dei decadimenti dei mesoni Mu. Cioè ci sono delle particelle che sono delle particelle instabili, hanno una vita media molto piccola, dell'ordine 10 alla meno 12 secondi, quindi nascono e muoiono subito. Queste particelle si producono in laboratorio, negli acceleratori, facendo incrociare due fasci, si producono e quando si producono nei sistemi di laboratorio sostanzialmente si producono e loro sono ferme, a meno di qualche cosa, ma non sono estremamente veloci, perché i fasci sono incrociati, quindi nascono lì. Si misura la vita media di queste particelle e si trova il numero più o meno che vi dicevo, è dell'ordine 10 alla meno 12. Bene, ora facciamo un esperimento. Chi è che può produrre le particelle? Quello che avete sentito ieri, i raggi cosmici che arrivano, picchiano sugli strati più esterni dell'atmosfera, producono degli sciami di particelle, si può fare una misura a una certa altezza, per esempio a 2000 metri. A 2000 metri si mette dei rivelatori. Mette dei rivelatori e si misura quante sono i mesoni Mu che sono prodotti a 2000 metri, per esempio. Certo numero. Poi uno dice, bene, allora, supponiamo che vadano alla velocità della luce, più forte non possono andare, quanti ne arrivano a Terra prima di decadere? Ne dovrebbero arrivare un certo altro numero. Uno va a fare la misura a Terra e trova molti, molti, molti di più. Dice, ma com'è possibile se quelli mediamente campano tanto? Al massimo vanno alla velocità della luce, non possono arrivare tutti questi a Terra. Perché? La spiegazione è perché loro decadono nel loro tempo e noi li misuriamo nel nostro. Quindi la vita che noi vediamo per loro è molto più lunga. E quindi ne arrivano molte di più. Quindi questo è un esperimento e poi dopo tutta la fisica delle particelle elementari è una fisica che con la relatività speciale, diciamo, non può prescindere dalla relatività speciale, è una conferma continua della relatività speciale. Per cui, quando è venuto fuori quella misura che i neutrini del famoso tunnel che andava da Ginevra a Gran Sasso, non so se vi ricordate, in quel famoso tunnel andavano più veloci della luce, diciamo, uno stava a vedere, ma dice, ma prima o poi verrà fuori l'errore, infatti è venuto l'errore, sono stati gli sperimentali sono stati così bravi e così onesti da trovare anche dove avevano sbagliato, di conseguenza si è chiarito tutta la vicenda. Il tunnel non c'è e i neutrini vanno più lenti della luce. Dunque, per trovare le trasformazioni di Lorentz generali si fa esattamente lo stesso esperimento, però invece che far rimbalzare la luce da un punto allo stesso punto spaziale si fa partire da un punto nel sistema solidale e arrivare a un altro punto, dal sistema fisso si vedrà la stessa cosa, comunque non ha molta importanza, si arriva a trovare quelle trasformazioni che mescolano insieme lo spazio e il tempo. Ci mescolano insieme lo spazio e il tempo, che cosa vuol dire? Vuol dire che se io cambio sistema di riferimento, il tempo non è assoluto come nella fisica classica, ma il tempo dipende da come io lo misuro, da dove lo misuro e soprattutto quello che viene fuori è che questa quantità è invariante al cambiamento del sistema di riferimento. La cosa importante è questa è una quantità invariante. In qualunque sistema di riferimento, se io misuro questa quantità, trovo esattamente lo stesso numero. Bene, questa teniamola a mente per 5 minuti, perché la storia degli invarianti è la storia della fisica sostanzialmente. L'altra cosa, che è quella che poi dopo mette in crisi, va in crisi con la meccanica quantistica, è la questione della dinamica, e anche qui c'è un po' l'inizio di come poi si pongono le cose nel seguito, nel senso che lo stesso sistema fisico, la stessa misura fatta in due punti diversi dello spazio, deve dare lo stesso risultato. Perché altrimenti questo vorrebbe dire che lo spazio non è uguale a se stesso, ma se non è uguale a se stesso devo capire la causa per cui non è uguale. Quindi, se volete, da un certo punto di vista è l'ignoranza completa delle proprietà dello spazio è tale per cui uno assume che lo spazio sia lo stesso ovunque. Poi, in realtà, poi, strada facendo, questa nozione di spazio diventa una cosa abbastanza fantasiosa, perché lo spazio prima è vuoto, poi si riempie di tutti i fermioni possibili, poi ha delle proprietà, poi si curva, cioè anche la nozione stessa di spazio cambia con le scoperte. Comunque questa assunzione fa sì che ci sia la cosiddetta la conservazione della quantità di moto, cioè se io prendo
quella bilancina con tutte quelle palline messe, ne sollevo una e la lascio andare, da quell'altra parte ne parte una sola, se ne prendo due ne parte due e così via. Quindi la quantità di moto iniziale, che è la somma delle masse per la velocità iniziale, è uguale alla somma delle masse per la velocità finale. In relatività c'è questa storia? Sì, c'è, purché uno al posto della massa sostituisca la massa che dipende dalla velocità. Esattamente la stessa cosa, però la massa deve essere quella giusta, quella calcolata per bene. Altro discorso è quello dell'energia, perché alla fine nella fisica si conta la cinematica, quindi conta lo spazio e il tempo e tutto, quello è un po' la cornice in cui tutti i fenomeni si inquadrano, però quello che conta sono le cose che si misurano. Cosa si misurano sono l'energia, la quantità di moto, eccetera, eccetera. Per l'energia, questo è un esperimento immaginario, questo si può descrivere, sono un conticino che sta scritto lì, ma comunque l'idea è di dire, se io considero la radiazione e l'impulso elettromagnetico, l'impulso è, in qualche maniera, è quella caratteristica fisica che fa sì che chi riceve della radiazione senta una pressione di radiazione. La pressione di radiazione c'è, la pressione di radiazione è dovuta all'impulso di radiazione. L'impulso di radiazione classica elettromagnetica è E su C, dove E è l'energia della radiazione elettromagnetica e C è la velocità della luce. Va bene, allora, se da questa faccia viene emessa della radiazione elettromagnetica, questa ha il suo impulso è E su C, e quindi la velocità della scatola è E su C diviso M, perché M è la massa della scatola, perché M, siccome tutto all'inizio è fermo, quindi MV più E su C deve essere 0, era 0 prima, sarà 0 dopo, però all'istante successivo in cui la velocità della scatola è diversa da zero e l'impulso viene emesso, la velocità della scatola la posso calcolare prendendo l'impulso della radiazione elettromagnetica e dividendola per M. Dopo un tempo L su C, quello che succede è che la scatola si è spostata di un delta X che è V delta T. Questo V delta T, uno prende la formulina di sopra, diventa EL diviso MC4. Quindi è come se la radiazione avesse trasportato una massa efficace M legata all'energia di E uguale a MC4. Da qui è venuta un po' l'idea Einstein di dire E uguale a MC4, oltre che dall'invarianza, perché questo si può ricavare in maniera formale, vabbè, insomma, non dice molto ai fini di questo, però questo illustra abbastanza bene che se c'è un trasporto di energia, un trasporto di impulso, questa energia uno la può anche associare a una massa con quella relazione lì. Bene, è vero? Non è vero? Allora, sì che è vero che la massa si trasforma in energia e l'energia si trasforma in massa. Quella a sinistra sono delle vecchie fotografie di camere a bolle, quando si vedevano le tracce delle particelle. Ora ci sono praticamente più questi tipi di rivelatori, ma erano delle camere dove la particella ionizzata condensava. C'era un vapore sopra saturo, condensava questo vapore, dopodiché in fotografia veniva fuori proprio la traccia della particella. E quella lì purtroppo sapete che cos'è, insomma, la bomba atomica, che è la stessa cosa del Sole, meglio il Sole della bomba atomica. Ecco, a questo punto ci sono le prime incomprensioni proprio con la meccanica quantistica. Cioè, perché ci sono le incomprensioni? Perché nel momento in cui io dico che l'energia la posso trasformare in massa e la massa in energia, se faccio una teoria delle particelle elementari, e questa delle teorie delle particelle elementari ha a che fare con l'energia e tutto, non posso più fare una teoria di una sola particella. Perché? È perché se questa unica particella ha energia sufficientemente alta, ne produce delle altre. Di conseguenza, nel momento in cui mi metto a fare una teoria, non posso più fare la teoria di una particella, né di due né di tre, ma bisogna faccia di infinite. E qui si incomincia ad andare incontro a quelli che sono i guai della meccanica quantistica. Insorgenza di infiniti. Insorgenza di infiniti che vanno in qualche maniera interpretati, che vanno poi, da un punto di vista del calcolo, come si dice, rinormalizzati. Quindi bisogna fare delle sottrazioni opportune in maniera tale da estrarre delle quantità finite. Quindi questa è la prima lite che c'è fra la meccanica quantistica e la relatività speciale. Bene, ora torniamo allora a come viene organizzata la conoscenza della fisica, perlomeno delle interazioni fondamentali delle prime, fino a dove si riesce a farlo.
Che cosa abbiamo detto prima? Si ritorna a quello che si diceva prima dello spazio. Lo spazio è omogeneo. Lo spazio è omogeneo e di conseguenza questa omogeneità dello spazio porta alla conservazione della quantità di moto. Nello stesso modo si potrebbe dire il tempo è omogeneo e l'omogeneità del tempo porta alla conservazione dell'energia. Bene. Allora, come si può generalizzare questa questione? Ecco, questa è stata generalizzata in termini, diciamo, matematici per farli formali, però prima di fare la matematica c'è sempre qualche idea che nasce, nel senso la matematica si fa, perlomeno i fisici la fanno, quando in qualche maniera hanno già un'idea di come funzionano le cose, perché non è che il rigore, quando parla di dimostrazione rigorosa, ragionamento rigoroso, il rigore implichi necessariamente la matematica. Il ragionamento rigoroso si può fare anche in fisica purché sia non contraddittorio. Contraddittorio vuol dire che se io faccio delle affermazioni, queste affermazioni non possono essere vere e false contemporaneamente. A questo punto io posso fare tranquillamente dei ragionamenti completamente rigorosi in fisica senza neanche fare un conto. Bene. Quindi allora, quando uno si mette a pensare fisicamente a delle cose, si mette a pensare, si cerca di farsi dei modelli prima ancora di mettersi a fare conti, poi dopo si mette anche a fare conti, non è che uno c'ha paura di fare conti, però quelli vengono dopo in qualche maniera, non è che i risultati della fisica vengono dai conti che vengono fatti o dalla matematica, vengono dalle idee. Se voi pensate, ritornando ai tre lavori del 1905 di Einstein, sono d'un formalismo sconcertantemente semplice e sono fatti con delle moltiplicazioni e delle somme e basta. Infatti Einstein la matematica non la sapeva, però aveva delle idee estremamente chiare e soprattutto aveva avuto una visione alternativa, innovativa, che semplificava tutta una serie di fenomeni, una serie di assunzioni che erano state fatte prima che lui formulasse la sua teoria. Allora, com'è che è organizzata la conoscenza fisica? Organizzata in termini di simmetria. Che cos'è la simmetria? Simmetria è una trasformazione che agisce su degli oggetti, possono essere gli oggetti geometrici, degli oggetti materiali, possono essere sistemi di equazioni, può essere una teoria intera, in maniera tale che dopo l'azione io ottengo esattamente lo stesso risultato a cui sono partito. Ad esempio, vi faccio vedere una sfera, quella a sinistra, vi mando via tutti, fo o non fo qualcosa, vi richiamo dentro, vi dico la sfera a destra è la sfera uguale, cioè ho toccato la sfera di sinistra per avere quella di destra oppure l'ho lasciata tale quale, non lo potete dire perché non c'è nessun segno. Viceversa, se io ci mettessi un segno come sta a destra, la simmetria è rotta e allora si può decidere. Addirittura questo approccio è stato uno degli approcci vincenti della matematica, per cui la simmetria determina completamente la geometria e la classificazione delle geometrie si ha in termini di simmetria dei gruppi, quelli si chiamano i gruppi di simmetria, il programma di Erlangen del 1872. Datemi una simmetria, quindi un insieme di trasformazioni rispetto al quale gli oggetti che io tratto devono essere invarianti e io vi darò la geometria corrispondente. In fisica si capisce perché la simmetria sia importante, perché se io faccio una simmetria su un sistema e dopo aver fatto la trasformazione ottengo esattamente la configurazione di partenza, tutte le grandezze legate a quel sistema nella configurazione di prima e nella configurazione di dopo devono avere esattamente lo stesso valore. È lo stesso oggetto, quindi devono avere lo stesso valore. Quindi la simmetria è quello che non si vede. Quello che non si vede in fisica è legato alla simmetria. E per l'appunto le cose più importanti sono quelle che non si vedono. Perché? Perché corrispondono a delle leggi di conservazione. Se io faccio delle trasformazioni e ottengo sempre lo stesso risultato, vuol dire che qualcosa si deve conservare. Bene. Quindi, siccome in fisica generalmente è più facile trovare delle cose che si conservano piuttosto che indovinare subito la legge, la prima cosa che uno fa è dire, che cos'è che si conserva? Allora cominciamo a classificare quello che si conserva e in base a quello che si conserva io cerco di sistemare un pochino i pezzi del puzzle in maniera da ricostruire un po' tutta la pittura. Quindi ci sono tanti tipi di simmetrie. Come vi dicevo prima, la simmetria può essere una cosa che agisce sulla geometria, quindi agisce sullo spazio-tempo. Per cui, che cosa è, da un punto di vista delle trasformazioni, l'omogeneità dello spazio? È l'invarianza rispetto a traslazioni. Se io mi sposto e trovo esattamente la stessa situazione di prima, lo spazio non è cambiato,
tutto quello che io faccio deve essere invariante rispetto a traslazioni, poi c'è l'isotropia, invarianza rispetto a rotazioni, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle altre simmetrie che sono delle simmetrie dei sistemi, delle simmetrie che riguardano viceversa la teoria, quindi le equazioni, che agiscono sulle equazioni. E poi dopo c'è stata un'idea che è stata quella vincente, che sono le simmetrie di Gauge. Allora, che cosa vuol dire? Perché questo è il concetto fondamentale della fisica dal 1950 fino al 2012. Che cosa vuol dire una simmetria di Gauge? Vuol dire che ci sono delle cose che sono irrilevanti ai fini della fisica. Una di queste, non so se qualcuno l'ha mai sentita, è la fase della funzione d'onda, o piuttosto il gauge dell'elettromagnetico, che sono l'indeterminazione con cui certe grandezze fisiche sono assegnate. Per esempio, i potenziali elettromagnetici non sono univocamente determinati, ma possono avere dei pezzi aggiuntivi che si chiamano. Che cosa vuol dire, sempre per non parlare di formule, ma per parlare di oggetti? Vuol dire la cosa seguente. Io faccio delle misure, supponiamo di avere un'unità di lunghezza che cambia da punto a punto. Cioè, in ogni punto dello spazio è come se io ci avessi un metro. Il metro è diverso da un punto dello spazio a quello successivo. Se io trovo qualcosa che è invariante per queste trasformazioni, dico che quello è invariante per quel gauge. Gauge vuol dire calibro, in inglese. Eich invarianza la chiamava Weyl, che fu il primo a formulare questa idea, perché lui con questo sistema voleva per l'appunto descrivere che cosa? La relatività generale. Ora ci serviva anche alla relatività generale. Ma l'idea era quella di dire, invece che avere una situazione che coinvolge tutto lo spazio, io ho questo tipo di invarianza punto per punto. Comporta qualcosa? Sì, comporta il fatto che non è tanto il valore che io assegno alla scala in un punto, ma è il cambiamento di scala che mi porta all'interazione. Quindi questa è la simmetria di Gauge, che è il punto fondante di tutte le teorie, in termini della quale si cerca di fare una teoria che è una teoria unificata di tutte le interazioni. Allora, qui ci sono quelle che vi dicevo prima, le proprietà di simmetria e le quantità conservate. L'omogeneità del tempo conserva l'energia, l'omogeneità dello spazio l'impulso, l'isotropia il momento angolare, cioè il momento di rotazione, e il cambiamento di riferimento, la forma delle leggi fisiche. Per cui appunto la simmetria di Lorentz, quella relativistica, conserva la forma dell'equazione di Maxwell. La simmetria di Newton, meglio di Galileo, che è quella in cui il tempo è assoluto e lo spazio viceversa ha le trasformazioni, non conserva l'equazione di Maxwell. Quindi questa è una ragione in più da un punto di vista della teoria per dire che effettivamente, siccome la meccanica non era una scienza fondata su particolari esempi che fossero indiscutibili, l'elettromagnetismo è molto più fondato della meccanica di Newton, la simmetria vincente è quella delle leggi dell'elettromagnetismo. E poi ci sono delle simmetrie che sono per l'appunto le simmetrie dello spazio, anche che riguardano non solo l'omogeneità, ma delle simmetrie discrete. Per esempio, quella che si chiama la chiralità, voi sapete, insomma, se io ho la mano destra e la mano sinistra, queste due non le posso sovrapporre. Perché? Perché c'è un'inversione spaziale che mi permette di portare una direzione nell'altra e quindi cambio la parità dello spazio, come vedere una cosa riflessa nello specchio. Allora, non c'era motivo, come non c'era motivo di supporre che lo spazio non fosse omogeneo per traslazione, non c'era nemmeno motivo di supporre che lo spazio non fosse invariante per una riflessione. Sorpresa, sorpresa, e invece la fisica distingue la destra dalla sinistra. Questo è un esperimento fatto con decadimento del cobalto negli anni 50, 57, esperimento della Busse. E in termini di quello è stato appurato che effettivamente la fisica distingue la destra dalla sinistra, quindi la chiralità a destra dalla chiralità a sinistra, e le interazioni deboli violano la parità. Cioè, sono delle interazioni che, se uno le guardasse riflesse nello specchio, non troverebbe lo stesso risultato fisico. Oltretutto questo è legato al fatto che i neutrini, che sono le particelle, non so se avete sentito parlare anche ieri di neutrini, ma comunque
sono delle particelle che vengono fuori nel decadimento beta quando un neutrone decade in un protone, emette un elettrone e poi deve mettere anche un antineutrino per mantenere il numero leptonico, vabbè, insomma, sempre per leggi di conservazione delle interazioni. Quindi ci sono queste particelle che per lungo tempo sono state estremamente, sono quelle del tunnel per l'appunto da Ginevra a Gran Sasso, tanto per ricordare, scavate, che per lungo tempo queste particelle sono state considerate di massa nulla, infatti ci avevano soltanto appunto due componenti invece che quattro, come se avessero avuto massa. Ultimamente sembra che il limite di massa inferiore sia stato messo sopra allo zero, quindi c'è un piccolo limite di massa sopra allo zero e anche due limiti di massa sopra allo zero molto stretti in cui sembra che il neutrino ci abbia massa. Se un neutrino ha questa massa, allora ci devono essere dei neutrini con tutte e due le chiralità, quello destro e quello sinistro, però la proporzione in cui una chiralità è più grande dell'altra è estremamente, estremamente alta. Altra cosa, sempre per farvi vedere come le simmetrie hanno portato a delle cose fondamentali, è questo è degli anni 60 di Gell-Mann, il primo modello che ha portato all'introduzione di quelli che sono i quark, che sono delle particelle che non si vedono e si teorizza che non si debbano vedere. Come è venuta fuori questa idea? Fa vedere sempre che le simmetrie contano. Allora, uno guarda le reazioni di alta energia, guarda le reazioni nucleari, guarda che cosa succede nei nuclei e si accorge che tutto quello che riguarda l'alta energia, come vi dicevo all'inizio, è indipendente dalle scale più basse, in particolare è indipendente dal fatto che le particelle siano cariche oppure neutre. Ciò vuol dire che per quello che riguarda le reazioni nucleari, un protone e un neutrone sono esattamente la stessa particella, anche se uno è carico e uno no. Hanno la stessa massa, hanno lo stesso spin, la carica è diversa, il momento magnetico anomalo può essere, però per quello che riguarda le equazioni, le interazioni di alta energia, protoni e neutroni sono una sola particella e così ce ne sono tante altre. Questo è quello che è stato chiamato charge independence, che è esattamente quello che vi dicevo, nel senso che ogni scala si fa un po' i fatti suoi e di conseguenza ignora le scale più basse. Bene, non è l'unica cosa. L'altra cosa è che ci sono dei gruppi di particelle che sono stati classificati e hanno tutti più o meno la stessa massa, una massa di valore simile. Allora, questo ha dato modo di raggruppare tutte queste particelle sotto una simmetria che è una simmetria molto particolare, di trasformazioni molto particolari, che è la simmetria di SU3, sono dei gruppi particolari che hanno portato a studiare non solo le prime che sono state trovate, che sono il nucleone, i vari barioni, ma sostanzialmente tutte le particelle, quelle pesanti, quelle che interagiscono forte, quindi i mesoni e i barioni. Ci sono stati dei problemi con il principio di Pauli e sono stati risolti in termini delle simmetrie di gauge. E sono queste, quelle che vi dicevo prima. Vabbè, qui si può andare avanti. Fino a che siamo arrivati a quello che si chiama il modello standard delle interazioni. Il modello standard è un modello che riunisce insieme le interazioni elettromagnetiche, le interazioni deboli che erano già state riunite da Weinberg e Salam negli anni 60, per i quali poi dopo hanno avuto anche il premio Nobel, e poi anche le interazioni forti. E a questo punto, con questo modello standard, nella tabellina che vi avevo fatto vedere, le interazioni elettromagnetiche, quelle deboli e quelle forti, sono unificate in un'unica teoria. Un bel passo, insomma. No? Le verifiche sperimentali sono sostanzialmente queste, sono quella dell'83, perché che cosa succede? Succede altro fatto della relatività. La relatività ha come conseguenza il fatto che le interazioni debbano essere locali, debbono essere in un punto. Perché? Perché se non sono in un punto queste interazioni, debbono essere trasportate da qualcosa, perché quel qualcosa che deve trasportare l'interazione deve viaggiare al massimo alla velocità della luce, non più veloce della luce. Di conseguenza, com'è che uno vede
Dov'è? Eccolo lì. Com'è che uno vede un'interazione elementare? La vede così. Questo è un elettrone. In questo punto, che è un punto dello spazio-tempo, succede qualche cosa. Qualche cosa è l'emissione di un fotone. Questo fotone si propaga, poi da qui passa per caso un altro elettrone, questo viene assorbito e poi dopo cambia la sua energia. Quindi questo è il meccanismo con cui la relatività impone avvengano le interazioni, relatività speciale. Oltretutto, questa struttura è la struttura del cono luce che dà il futuro assoluto e il passato assoluto rispetto all'evento centrale. La luce si può propagare in questo schema soltanto sul cono, il cono è quello determinato dal fatto che l'invariante che si diceva prima C quadro di T quadro meno D quadro è zero e quindi quello mi dà l'equazione di questo cono. Quindi se un evento succede in questo punto, che è questo evento, poi c'è una propagazione lungo il cono luce, poi succede un altro evento e così. Allora, questo deve valere per tutte le interazioni, non solo per l'elettromagnetismo. Allora, una volta che uno ha unificato le varie interazioni, quelle deboli e quelle forti, queste interazioni devono essere portate da delle particelle. Queste particelle devono essere scoperte, perché se non si scoprono queste particelle, le interazioni sono delle invenzioni. Allora, vanno trovate. Sono state trovate? Sì, sono state trovate. Tutte e due. No. Tutte e due sono state trovate al CERN. Sono state trovate al CERN, una nel 1983, sono stati trovati i portatori delle interazioni deboli e nel 2012 c'è questa particella che era necessaria per far funzionare tutta la teoria del modello standard, è stata trovata. Non è chiaro ancora che oggetto sia, se sia un oggetto semplice, se sia un oggetto composto, però è stata trovata. Bene, questo per ora lo salto. E questa è un po' la storia dell'unificazione, vedete, qui c'è l'interazione elettromagnetica, la quale a sua volta era già stata unificata da Maxwell, perché prima di Maxwell c'era l'interazione elettrica e l'interazione magnetica, soltanto con Maxwell è stato fatto vedere che l'elettromagnetismo è un fenomeno solo. A questo punto poi si è unificata con l'interazione debole, poi con l'interazione forte, che è l'interazione degli oggetti nucleari, e poi qui a un certo punto ci si ferma. Che cosa vuol dire questo grafo? Vuol dire che queste interazioni si distinguono per la loro costante d'accoppiamento. Se l'interazione deve essere unificata, la costante d'accoppiamento deve essere la stessa per tutti, però sono molto diverse. Perché sono molto diverse? Perché avvengono dei fenomeni, come si dice, di rottura della simmetria, cioè il cambiamento delle condizioni. Allora è il cambiamento delle condizioni fa passare da una situazione di equilibrio di questo genere a una situazione di equilibrio di questo genere. Allora, nel passare da questa configurazione a questa configurazione i parametri cambiano e di conseguenza cambiano anche le costanti di accoppiamento. Questo, detto in soldoni, è il meccanismo con cui si pensa che sia venuta questa differenza delle costanti di accoppiamento e delle masse dei portatori dell'interazione. Bene. Uno dice allora, ma nell'universo, allora ritorniamo un pochino alle questioni di tipo in grande piuttosto che in piccolo, perché appunto siccome tutto è legato con tutto, non è mica mai successo che queste fossero unificate? Beh, dice sì, perché? Perché vedete un po' che cosa succede? Succede che quando uno prende questa figuretta qua, no, questa qua, il fatto di passare da qui a qua richiede che venga fornita a questa particella l'energia per superare questa barriera di potenziale. Qui viceversa la barriera di potenziale non c'è. Quindi chi è che può fornire a questa particella l'energia per superare la barriera di potenziale? La temperatura. Un'energia termica. Dove si trova un'energia termica? Dice, se uno va abbastanza indietro nel tempo, l'evoluzione dell'universo, l'energia ce n'era in abbondanza. Allora,
Uno può cercare di collegare, è quello che fanno quelli che si chiamano i fisici delle astroparticelle, di collegare l'età dell'universo con la restaurazione o la rottura della simmetria delle varie particelle. Lì, appunto, via via che uno si avvicina verso l'universo primordiale, più che si avvicina all'inizio, più che tutte le interazioni erano unificate, fuori che la gravità, perlomeno allo stato attuale. Perché? Perché la gravità, vediamo un pochino che cosa c'ha di particolare rispetto a, e questo è il cammino per l'unificazione, vabbè, quello che abbiamo già detto, c'è l'elettricità e il magnetismo che fanno l'elettromagnetismo, poi la forza debole con l'elettrodebole, la forza nucleare, e la gravità rimane là. Vediamo un pochino perché la gravità è diversa dalle altre forze, perché non è direttamente assimilabile anche quella a uno schema di quello di Gage, di quello che ha permesso di unificare tutte le altre interazioni. Sostanzialmente per quello che sta scritto lì, principio di equivalenza. Abbassare un pochino la luminosità forse, sì. Il principio di equivalenza. Che cos'è il principio di equivalenza? Presto detto, è una stretta proporzionalità, e quindi a meno della scelta di una scala, un'identità, fra massa gravitazionale e massa inerziale. Quindi la massa gravitazionale e la massa inerziale sono la stessa. Da un punto di vista fisico sono cose molto diverse, perché la massa inerziale è la resistenza a acquistare accelerazione sotto lo stimolo di una forza. La massa gravitazionale è una carica che produce un campo, che è il campo gravitazionale. Quindi il fatto che la massa inerziale sia la stessa cosa della massa gravitazionale non è un fatto banale. Non è per niente banale. Però è così. È così sperimentalmente. Sperimentalmente quello lì è mitico, la mitica esperienza di Dicchi e altri, è che usa, vedete lì c'è un pendolino di torsione. Questo pendolino di torsione è messo in equilibrio e usa la rotazione della Terra e la forza del Sole. Allora, la rotazione della Terra gli dà un'accelerazione centripeta, la quale è proporzionale alla massa inerziale. La forza del Sole gli dà una forza di tipo gravitazionale. Allora, se io lo metto in una certa posizione, 12 ore dopo lo trovo nella posizione opposta. Quindi, siccome questo spostamento, l'equilibrio, dipende dalla differenza dei rapporti delle due masse, che io posso fare arbitrarie, diverse, di materiali diversi, di quello che voglio, sono i rapporti fra la massa gravitazionale e la massa inerziale dei due oggetti, se il pendolino rimane sempre in equilibrio, quello che io concludo è che il rapporto della massa inerziale sulla massa gravitazionale per tutti gli oggetti rimane sempre lo stesso. E che vuol dire che a meno della scelta di una costante di proporzionalità identifico i due tipi di masse, quella inerziale e quella gravitazionale. Cioè, che conseguenze c'ha? C'ha delle conseguenze che l'accelerazione è uguale per tutti. Quando uno è in un campo di gravità, due oggetti hanno esattamente la stessa accelerazione indipendentemente dalla loro massa. Per cui qual è il sistema inerziale? Non è quello ancorato alle stelle fisse, questo ce lo dicevano da piccini, no? Sistema inerziale, quello vero, è il sistema in caduta libera. Domino nell'ascensore in caduta libera. Però, anche lì c'è un però. Però, fisicamente, quello sarebbe vero se il campo gravitazionale fosse sempre costante. Ma non lo è. Non lo è fisicamente, perché la gravità tende a fare degli oggetti che sono collassati, quindi che sono generalmente di forma rotonda. Se sono degli ammassi più grandi, vabbè, ci avranno, ma sono sempre finiti. Non c'è, per fare un campo rigorosamente costante ci vorrebbe una distribuzione omogenea e infinita di massa, cosa che non esiste nella realtà. Allora, che cosa vede uno? Allora uno vede intanto che se la cosa la fa localmente nello spazio e tempo, cioè per un tempo piccolissimo e per uno spazio strettissimo, la cosa funziona, altrimenti non funziona. Non funziona, e quello che uno trova che ci sono
da un punto di vista gravitazionale, le forze di marea, che sono esattamente quelle forze che schiacciano la Terra ai lati, perché la forza di marea non è l'attrazione, è lo schiacciamento. Schiacciamento delle forze che permettono al mare di spostarsi. Quindi quelle forze, e dal punto di vista dell'osservazione, se uno ha due palline, le mette alla stessa distanza e cade in caduta libera con queste palline, se va sulla Terra vede che queste palline a un certo punto faranno questo movimento. Perché? Perché le geodetiche tendono a andare verso il centro della Terra. Quindi ci sono due fenomeni fondamentali. Uno è la forza delle maree, puramente gravitazionale, e l'altro è la deviazione geodetica. La quale deviazione geodetica è un fatto di tipo geometrico che porta direttamente alla curvatura. La quale curvatura, badate bene, la curvatura dello spazio-tempo, non c'è bisogno di uscire, perché uno pensa alla curvatura, pensa a una sfera, dice già, sì, io vedo la sfera di fuori e dico che è curva. No, la curvatura si misura anche rimanendo dentro allo spazio-tempo. Cioè, se su quella sfera ci fosse una specie di ranocchietto bidimensionale che cammina sulla sfera, si accorgerebbe di non essere su un piano, ma di essere su una sfera. Perché? Perché, per esempio, se uno prende la tassellazione della sfera in triangoli o in esagoni, diciamo, il piano uno lo tassella con degli esagoni, la sfera no. Chi gioca il calcio lo sa, ci vogliono esattamente 12 pentagoni. Bene, il pallone da calcio non è tassellato con soli esagoni, ci vogliono 12 pentagoni, ovvero se uno fa vedete qui sono a 6 a 6, fa degli incroci a 6 a 6, lo tassella in triangoli, fa degli incroci a 6 a 6, ci devono essere esattamente 12 incroci con 5, è l'aspetto duale. Bene, quindi con delle misure fatte sulla sfera, uno si accorge se l'ambiente in cui vive è curvo o non è curvo. La stessa cosa vale per noi che si vive nello spazio-tempo quadridimensionale, si possono fare delle misure e ci si accorge se lo spazio-tempo è curvo o non è curvo. D'accordo? Semplicemente rimanendo, non andando fuori dallo spazio-tempo, ma rimanendo nello spazio-tempo. E va bene. Allora, che cosa succede? Succede questa strana situazione. La materia provoca il campo gravitazionale. Il campo gravitazionale fa sì che le geodetiche, che sono le linee in cui in caduta libera che sono seguite dalla materia in caduta libera, si modifichino per la presenza del campo gravitazionale, che vuol dire sposta le masse. Le masse a sua volta però modificano un'altra volta il campo gravitazionale, che modifica le geodetiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è lo schema in cui si pone la relatività generale. Quindi la relatività generale è una teoria della gravitazione, sostanzialmente. Einstein aveva cominciato a pensarla come un'estensione della relatività ristretta, che è sostanzialmente l'uguaglianza di tutti i sistemi di riferimento inerziali nei confronti della fisica. Einstein voleva trovare l'espressione della fisica in qualsiasi sistema di riferimento inerziale e non. E poi si è trovato a dover fare, per tutte queste considerazioni, una teoria della gravitazione e anche della gravitazione universale. E la cosa fondamentale è che questa relatività generale si distingue dalle altre, perché le altre sono delle teorie delle interazioni, questa è una teoria dello spazio-tempo. Nel senso, la gravità non influisce soltanto sull'interazione, ma cambia lo spazio-tempo. Cambiare lo spazio-tempo vuol dire che lo schema è qualche cosa dove una teoria formulata in uno spazio che non c'è, cioè lo spazio se lo deve fare da sé. Questa è la grande cosa della relatività generale. E l'equazione di Einstein al solito è banale, nel senso, da una parte c'è la geometria e dall'altra parte c'è tutti gli oggetti, quello di destra e quello di sinistra, degli oggetti noti. A destra c'è sostanzialmente il tensore di curvatura, che è una cosa che i geometri sapevano molto bene. A destra c'è il contenuto di massa e energia e impulso dello spazio, e quindi al solito la massa, l'energia, l'impulso sono tutti organizzati in un singolo oggetto. Quell'espressione lì è invariante per qualsiasi cambiamento di sistema di riferimento. E questa è la situazione della relatività generale. Che cosa si chiede alle soluzioni? Chi è intanto l'incognita di quello? L'incognita di quell'equazione è la metrica dello spazio-tempo. Cioè, come faccio io a fare le misure? Che cosa si chiede alle soluzioni? Alle soluzioni della relatività generale si chiedono
sostanzialmente due cose diverse. Una, possono essere delle soluzioni locali. Nelle soluzioni locali uno cerca di esplicitare la geometria di certe configurazioni di massa e tirarne le conseguenze. Questo è il tipico caso della metrica di Schwarzschild, che è quella metrica che è generata da un oggetto puntiforme massivo e che poi dopo, nel limite più estremo, dà luogo ai buchi neri. Questi buchi neri. Quindi è una cosa, anche lì supponendo sempre che tutto sia prima simmetria sferica, eccetera, eccetera. Quindi, le soluzioni locali sono quelle che dicono le proprietà del campo gravitazionale in un certo punto. E poi dopo ci sono le cose più difficili ancora, che sono le soluzioni globali. Soluzioni globali vuol dire, ma globalmente tutta questa roba ci avrà una forma? Lo spazio-tempo ha una forma? È finito? È infinito? Da chi dipende? Dipende dalla materia, ma dipende anche, per esempio, da come sono partito. Come sono partito sarebbe la famosa costante cosmologica, che potrebbe dare una forma iniziale allo spazio-tempo che poi potrebbe essere modificata dalla materia, e da lì partono viceversa le teorie di tipo cosmologico. Vedete, le verifiche sono quelle ben note. È proprio la curvatura che agisce non solo sugli oggetti materiali, ma una volta che uno ha curvato lo spazio e una volta che anche la luce segue la via più corta nello spazio curvo, e allora uno si accorge che c'è anche la deflessione della luce e che la luce deve seguire delle curve che sono in uno spazio che è modificato dalla presenza di massa e quindi modificato dalla gravità. Non solo, ma ci sono anche delle cose più amene, che sono per esempio le lenti gravitazionali. Le lenti gravitazionali si basano esattamente sul discorso che c'è prima, per cui la luce viene modificata dalla presenza di masse. Però hanno una caratteristica che è estremamente interessante, nel senso che uno può, dalle immagini multiple che uno ottiene da queste lenti gravitazionali, può anche risalire a quant'è la massa che ha provocato questo effetto. E se uno risale alla massa che ha provocato questo effetto e si accorge che è molto maggiore di quella che vede, allora comincia a pensare che ci sia qualche cosa che lui non vede, e questa è la massa oscura e è l'energia oscura, che è quella che a tutt'oggi, diciamo, è qualcosa che è ancora sotto investigazione. Lo stesso, appunto, questo si diceva, queste sono le soluzioni locali. E poi dopo c'è quest'altra famosa cosa che è quella che un po' va in conflitto anche un'altra volta con la meccanica quantistica, che sono le onde gravitazionali, perché le onde gravitazionali nella teoria unificata dovrebbero essere quantizzate pure loro, dovrebbero dare questi oggetti che sono i gravitoni. I gravitoni dovrebbero essere delle particelle, come si dice, di spin 2, quindi delle particelle di quadrupolo, che dovrebbero essere dei portatori dell'interazione gravitazionale, così come lo sono i fotoni per l'interazione elettromagnetica, e i W e gli Z per quelle deboli, eccetera, eccetera. Sta di fatto che ancora le onde gravitazionali non sono state rivelate, è quello che si cerca di fare, quindi per ora, diciamo, la gravità è ancora molto distante dall'essere unificata. Quell'oggetto lì che vedete, se avete occasione di andare dalle parti di Pisa, è notevole. Quello lì è il rivelatore Virgo, l'interferometro Virgo, che prende tutta la piana di San Piero a Grado, che è veramente un oggetto notevolissimo. C'è solo in Italia quello lì, non c'è in nessun'altra parte del mondo, è un rivelatore di onde gravitazionali che ancora non ha rivelato nulla, però insomma sta lì. No, perché uno pensa, dice, ma chi sono le sorgenti delle onde gravitazionali? Beh, possono essere supernove, però bisogna essere abbastanza vicine, perché insomma supernove fanno delle belle botte, però se sono tanto tanto lontane in altre galassie, insomma. Oppure devono essere ancora più vicine, delle binarie doppie dove c'è una pulsar, per esempio, perché anche lì ci dovrebbe essere radiazione gravitazionale, però quelle lì devono essere ancora molto più vicine, perché altrimenti quelle lì hanno un effetto ancora molto, molto più basso. Grazie per l'ascolto, questo è quanto.